Salve ragazzi e bentornati con News Trash Soccer. Allora ragazzi, quest'oggi bisogna iniziare subito con i quarti di Champions contro il Paris Saint-Germain, doppia sfida sicuramente particolare, visto che noi l'anno scorso eravamo proprio in Francia con i parigini e anche lì siamo riusciti a vincere tutto. Quest'anno invece siamo sempre con il Bayern Monaco e proveremo a fare la stessa cosa anche qui. Quindi ragazzi, direi che possiamo iniziare subito, però prima come sempre io vi invito a lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e per continuare a supportarmi e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità e a seguirmi sulla pagina Instagram. Il link del profilo è come sempre in descrizione, ma anche a sostenere e supportare il canale tramite una grazie al link che è comunque in descrizione. Detto ciò, ragazzi, direi che possiamo iniziare subito la nostra partita contro il Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco che passa subito in vantaggio. Bene, ragazzi, come sempre, la squadra in Champions si comporta alla grande. Vediamo un po' se riusciremo ad arrivare in fondo anche quest'anno. Qui arriva il tiro da parte di Ricky Jones, però abbastanza impreciso. E attenzione che arriva il 2-0, stanno facendo tutto loro ragazzi, è 3-0, veramente una squadra dominante. Sicuramente stiamo soffrendo un pochino il fatto di essere gli ex, però qua arriva comunque il gol 4-0 del Bayern Monaco in 45 minuti, veramente impressionante. Già veniamo dal 12-1 nel complessivo con la Juve, quindi sicuramente in Champions ci temono e come. Comunque possiamo ancora tentare di fare qualcosa. Qua arriva un bel dribbling con Ricky Jones che non sbaglia. Ricky Jones stesso che potrebbe attaccare la porta. Vediamo un po' se riesce a fare qualcosa. La palla passa e quasi quasi arriva il gol. Che peccato. Punizione che fanno calciare a me. Attenzione, attenzione, attenzione. Proviamo il tiro. Arriva purtroppo la parata del portiere. Peccato. Pallone che si ferma. Punizione successiva che non batto io, arriva il gol, va benissimo, quindi era tutta colpa mia. Opportunità per andare in dribbling. Qua ragazzi possiamo tentare l'assist, però è abbastanza complicato. Abbastanza complicato. Beh, non molto incisivi oggi, infatti solamente un gol, però 8.4, gran bella vittoria. Possiamo comunque ritenerci soddisfatti. Peccato sempre per diciamo lo scettro di migliore in campo, però non fa niente. Adesso partita molto importante di Coppa di Germania, quarti di finale contro il Karlsruher, penso, non so, cosa del genere. Comunque sicuramente dovrebbe essere una squadra alla nostra portata, speriamo bene. Qua possiamo tentare la conclusione in porta, arriva addirittura il gol, ragazzi, qua veramente è spaccato tutto. E attenzione, attenzione, che la voglio dare a te. Dai che ci arrivi, però purtroppo non arriva il gol, peccato. Comunque sempre 1-0 per il Bayern, che deve fare in fretta perché altrimenti non si vince. Ok, tentiamo qua il tiro in porta, arriva addirittura il gol. Ho fatto spostare anche il compagno da fuorigioco per un'eventuale respinta. Comunque 2-0 qua, grandissimo gol di Ricky Jones, gran precisione. Ancora opportunità per tentare un passaggio. Dai che va bene, ok, ottimo. Ottimo veramente. Opportunità per andare di testa. Palla che passa, ma arriva il clamoroso palo. Che peccato, ragazzi. Calcio di rigore. Calcio di rigore per Ricky Jones. Che va forte e becca la traversa. Che peccato, ragazzi. Comunque possiamo andare al secondo tempo, stiamo giocando sicuramente molto bene, quindi non sarei molto complicato. Qua arriva l'assist, col brivido, ma arriva l'assist 3-0. Bene così. Qua ragazzi vedo un pochettino di spazio, che però purtroppo non viene sfruttato qua. Errore abbastanza clamoroso direi a tratti. Possiamo tentare il colpo di testa, la palla che scende direttamente in porta. Qua anche un pizzico fortunati. 4-0, ma ragazzi manca pochissimo. Siamo vicinissimi alla vittoria, che fortunatamente arriva, tripletta e assist. Bene così, siamo in semifinale di Coppa di Germania contro addirittura il Leverkusen 2, ma mi sembra strano, fatemi vedere. No, contro il Werder Brema, anche in questo caso sarà partita secca. Ok, possiamo andare in campo, però prima ragazzi, visto che siamo già abbastanza stanchi, tentiamo di migliorare il rapporto con i tifosi. Purtroppo ragazzi ho sbagliato, sono un cretino. Vabbè, mi spiace per i fans, ma recupereremo con le vittorie sul campo. Però purtroppo appena detto arriva il vantaggio del Mainz, siamo in svantaggio, ottimo. Comunque proviamo a rifarci subito, opportunità per andare in dribbling. Quante volte succede che
andiamo sotto. Comunque qua possiamo tentare ancora la conclusione in porta, ma questo qui è orribile. Questo tiro è orribile. Adesso sì che possiamo tentare l'assist, molto preciso. Ma come? Ma non era in fuorigioco, ma non è vero. Mi sembrava in linea. Comunque tentiamo anche il dribbling. Passa Ricky Jones, opportunità per attaccare e arriva il gol stavolta, non poteva sbagliare Ricky Jones. 1-1 prima della fine del primo tempo, che è sempre molto importante. Adesso vediamo un po' cosa può succedere nel secondo di tempo. Succede che il Bayern Monaco passa in vantaggio. Adesso c'è anche spazio per Ricky Jones, che tenterà l'assist, che arriva qui molto fortunati. 3-1 per il Bayern, possiamo calciare in porta. No, arriva il palo esterno qua, che sfiga ragazzi, veramente sfortunati. Comunque fischio finale, 7 in pagella con le assist oggi sicuramente non perfetti. In campionato si continua a macinare punti su punti, opportunità per fare una bella uscita con la fidanzatina e si può scendere in campo per il ritorno di Champions contro il PSG. 0-5 all'andata per noi, adesso il Paris passa subito in vantaggio, quindi bisognerebbe fare attenzione. Allora, lì il tizio mi sembra decisamente in fuorigioco, quindi io tenterei comunque di centrare la porta. Arriva il clamoroso gol, ragazzi, 1-1. Veramente gran precisione. Qua tentiamo l'assist. Palla che qua non si alza, qua completamente sbagliato. Opportunità di... No, che peccato, di assist, però la palla anche in questo caso non si alza a sufficienza. Possiamo tentare il tiro e stavolta arriva direttamente il gol. Devo dire che siamo molto molto coinvolti oggi, sia per i passaggi ma soprattutto per i tiri. Comunque primo tempo 2-1 per il Bayern, che ribalta anche questa partita. E occhio che qua c'è l'opportunità per andare a calciare su punizione, nonostante il tiro abbastanza centrale arriva comunque il gol, bene così. Opportunità per calciare in porta, qua potevo tentare l'assist perché il compagno stava dietro la linea della palla. Comunque 3-2 per il Paris, 4-2 per il Bayern, un minuto dopo. Qua ragazzi, messa abbastanza male la difesa del PSG, comunque la palla non si alza a sufficienza. Finisce qua la partita, tripletta per noi, migliori in campo, non tanti passaggi per nulla oggi, però va bene lo stesso. Possiamo qui migliorare il rapporto con lo sponsor e di conseguenza, visto che siamo già stanchi, facciamoci un allenamento con i compagni. No, dovrebbe essere questo. No, ok, va bene lo stesso. Facciamoci una partitina a golf, diciamo da veri Gareth Bale. Comunque si scende in campo contro lo Stoccarda, va bene. Lo Stoccarda sempre chiaramente in campionato, in Champions siamo in semifinale. Adesso andremo a vedere gli accoppiamenti. Comunque ottimo dribbling, opportunità per andare. Ok, arriva l'assist nonostante il tiro in porta che era quasi gol. Arriva l'assist, va bene lo stesso. Comunque qua tocco sotto, che arriva il gol qui ragazzi, bellissimo. 2-1, doppietta, cioè comunque gol per Ricky Jones dopo l'assist. 2-1 sempre per il Bayern. Finisce il primo tempo, andiamo subito alla ripresa. Opportunità per calciare ancora. Ancora palla che si alza, dai che importa. No, palla fuori di poco, peccato. Qua possiamo ancora calciare. Palla fuori, qua abbiamo sbagliato. Comunque molto molto frenetiche queste ultime partite, appunto siamo molto molto coinvolti. Comunque va bene lo stesso, opportunità per colpire di testa. Colpo di testa che arriva, ma arriva anche la parata del portiere. Peccato ragazzi. Punizione che non mi fanno calciare. Arriva addirittura il 2-2 dello Stoccarda. Ragazzi, oggi un pochino poco lucidi. Addirittura la perdiamo, ragazzi. Non so da quanto tempo era che non perdevamo. Beh, diciamo che ci può stare. Abbiamo tanti punti di vantaggio. Adesso 11. Però, vabbè, sicuramente dà molto fastidio perdere. Cerchiamo di recuperare subito. Comunque, andiamo in campo. Partita sempre di campionato contro il Werder Brema. Quindi, ragazzi, mi raccomando, Werder Brema che passa subito in vantaggio. Un attimo di sbandamento, sicuramente non è questo il momento nel finale di stagione di sbandare. Comunque 2-2, non mi hanno fatto fare ancora nulla, 4 gol fatti e io non sono sceso ancora in campo. Comunque qua c'è l'opportunità per segnare, Ricky Jones la sfrutta subito. 3-2, passa in vantaggio il Bayern Monaco. Opportunità anche per andare in dribbling. Ok, qua si può tentare l'assist, bel pallone, purtroppo era in fuorigioco. Stavo per dire, non mi dire che sei in fuorigioco, era in fuorigioco.
Comunque possiamo continuare ad attaccare. Si spera. Dai ragazzi, fatemi fare qualcosa. Non ho fatto nulla in questa partita, su. Opportunità di dribbling. Ok. Siamo nella tre quarti. Qua bisogna assolutamente far gol. E il gol arriva puntualissimo. 4-2 per il Bayern. Ancora opportunità per andare. Dai che te l'alzo. Dai che te l'alzo. Dai che te l'alzo. Dai che ottima. Infatti, bellissimo assist. 5-2. 5-2, opportunità per segnare di testa, sfruttata da Ricky Jones, e arriva il fischio finale. 6-2, ci siamo difatti alla grande con questa bella tripletta. Restiamo a più 11 in campionato, va comunque bene, anche se ragazzi ormai mancano 3 giornate, quindi siamo anche matematicamente campioni. Comunque, allora, in semifinale di Champions abbiamo beccato il Barcellona e poi invece la semifinale di Coppa è sempre contro il Werder Brema. Comunque, adesso partita contro lo Schalke 04, che è una squadra molto forte, però ormai siamo già certi della vittoria del campionato, quindi non preoccupiamoci più di tanto. Qua arriva una clamorosa parata del portiere sul colpo di testa da parte di Ricky Jones. Pensavo sinceramente di far gol. Comunque, siamo sempre sotto 3-1 addirittura per lo Schalke. È partita un po' così, ragazzi, bisogna reagire alla svelta. Qua ci prova Ricky Jones, ma sbaglia il tiro. Peccato, ragazzi. Dai, ragazzi, dai. Colpo di testa all'indietro. Palla che si alza, ma va alta. Peccato. Dai, ragazzi, sveglia su. 4-1 addirittura, ragazzi. Che cavolo sta succedendo? Drink e si va in campo al massimo, ragazzi. Io comunque non vorrei perdere, vorrei cercare di recuperare. Qua arriva il gol del 4-2. Vediamo un po' se riusciamo a reagire in qualche modo. Opportunità di testa. Arriva il 4-3, dai ragazzi. Che ce la si può fare, dai. Tentiamo qua l'assist. Ottimo tocco. 4-4, ragazzi. Mamma mia. Basta che Ricky Jones alza il livello e succedono cose incredibili. Qua tentiamo l'assist perché è troppo lontano e quasi quasi arriva il gol. Che peccato, ragazzi. Adesso però attenzione allo Schalke, che può succedere di tutto. Infatti torna in vantaggio 6-4 in casa. Beh, era già deciso che questa partita andava persa evidentemente. Adesso non mi fanno fare improvvisamente più nulla. Comunque qua devo tentare di far gol, ma è veramente complicata da questa posizione. Infatti parla fuori di pochissimo. Peccato, ragazzi. Vabbè, qua mi sembra abbastanza chiaro che non si poteva fare molto di più. Un po' di script anche su News Soccer. Persa addirittura 6-4. Comunque, migliori in campo a parte tutto. Adesso, ragazzi, però, concentrati per la partita di Champions. Semifinale di andata contro il Barcellona. Forse ci può stare perdere qualche punto in campionato. A Bundesliga già vinta, però mi raccomando, nelle competizioni che contano cerchiamo di dare il massimo. Qua ragazzi bisogna alzare il pallone. Da che arriva l'assist, non ci credo, ragazzi, come ha fatto a pararla qua il portiere. E peccato, ragazzi, veramente un gran peccato. Comunque ancora opportunità. Vediamo un po' per il Barcellona, che non riesce a pareggiare. Ma stiamo giocando col fuoco. Infatti, ragazzi, arriva il gol del Barça. Adesso qua bisogna tentare l'assist. Dai che è perfetta. Bene così, 2-1, si torna subito in vantaggio. Sicuramente partita complicata. Infatti arriva il pareggio 2-2. Dai ragazzi, abbiamo anche il ritorno per tentare la rimonta. Qua colpo di testa che non arriva, che non va in rete praticamente. Dai ragazzi. Allora, mandalo in avanti e alza questo pallone. Dai, l'assist, porta vuota, non puoi sbagliare. 3-2, si torna in vantaggio. Bene così, ragazzi. Ancora opportunità per Ricky Jones. Facciamo esattamente come prima. Dai, è proprio identica. Bene così, 4-2. Doppio assist nel giro di pochissimi minuti, anzi in un minuto. Qua opportunità per far gol. Non possiamo sbagliare, non sbaglia Ricky Jones. 5-2, più semplice di un rigore. Qua bisogna tentare l'assist che arriva, ragazzi. Qua è rischioso, ma ce l'abbiamo fatta. Gran finale, 5 assist in una singola partita. Arriva anche l'intervista, dai ragazzi. Concentrazione, l'intervista è sempre molto importante. Allora, adesso, oltre la luna. Un gioco di due metà. La squadra migliore su carta, performance di qualità, ok. Ok, benissimo. Fatta anche questa intervista. Dall'altra parte abbiamo il Borussia Dortmund, che potrebbe arrivare in finale. Borussia Dortmund, nostro eterno rivale praticamente di questa stagione. Comunque, uscita in piscina con la squadra.
e appunto si scende in campo contro il Werder Brema. Dall'altra parte addirittura la semifinale, Bayer Leverkusen contro Bayer Leverkusen 2, vabbè, cose particolari che si possono vedere solo su un gioco probabilmente. Comunque cerchiamo di chiudere in fretta la pratica, infatti arriva subito il gol dell'1-0 del Bayern Monaco grazie all'assist di Ricky Jones. Qua opportunità per calciare in porta, arriva subito il gol 2-0 ragazzi, bene così. Bene, bene così, opportunità di no, di dribbling, è rimasta la palla sotto praticamente. Peccato ragazzi, dai, 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 che non possiamo fallire. Comunque il 3-0 mi sembra abbastanza rassicurante. Qua proprio il tiro di Ricky Jones trova direttamente il gol, meglio così. 4-1 purtroppo del Werder. Dai ragazzi, dai, 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 io purtroppo non mi fido mai, perché quando vedi tipo 6-4, cioè partite così, non puoi mai stare tranquillo. Comunque qua tentiamo il tiro verso la porta, palla fuori di pochissimo. Opportunità qui dal dischetto, il tiro di Ricky Jones che non sbaglia, 5-1. Bene così ragazzi, si va subito al secondo tempo con Ricky Jones che non sbaglia e trova il gol del 6-1 ormai ragazzi. Il Bayern Monaco si può dire che è in finale di Coppa di Germania, addirittura 7-1, vicini all'8-1 secondo me. Vediamo un po' se ce ne daranno l'opportunità, mi sa di sì. Qua si prova, madonna mia se ho sbagliato qua ragazzi, colpa mia, chiedo scusa. Opportunità per andare di nuovo in dribbling, stavolta non sbagliamo. Possiamo tentare la conclusione, non arriva il gol manco stavolta, forse stava per arrivare l'assist, ma va bene lo stesso. Colpo di testa, niente da fare, vabbè. Un finale sfortunato, però comunque penso che saremo migliori in campo, infatti 4-1, livello 73, in finale contro il Bayer Leverkusen, quasi quasi contro il Leverkusen 2, comunque va bene lo stesso, finale che vedremo chiaramente penso nella prossima puntata perché adesso andiamo avanti un altro po'. Allora voglio recuperare il rapporto con la fidanzata, vediamo di farcela, ok ragazzi benissimo, bravi qua bravi bravi, già eravamo stanchi quindi a sto punto meglio fare così, recuperiamo con il drink e si scende in campo in campionato contro il Francoforte, campionato ormai abbondantemente vinto, quindi possiamo andare tranquilli. Qua arriva un ottimo assist, 1-0, partite comunque importanti per incrementare il nostro bottino di gol, assist, eccetera, eccetera. Qua a tal proposito stava per arrivare un altro assist, ma clamoroso errore da parte del compagno, secondo me. Qua io direi di tentare addirittura la conclusione in porta, ragazzi. Che precisione chirurgica, da 31 metri e mezzo arriva il gol da parte di Ricky Jones con un tiro veramente perfetto. Termina anche il primo tempo 2-0 per il Bayern Monaco, può spingersi in avanti Ricky Jones, bene così, e può ancora calciare verso la porta e arriva ancora il gol 3-0, ragazzi. Partita veramente che ormai sta andando, no, ho sbagliato, sta scivolando via alla perfezione per noi. Dai ragazzi, dai, sono le ultime partite. Secondo dribbling consecutivo sbagliato, probabilmente non mi era mai successo. Vogliamo sbagliare anche il terzo? Fortunatamente no. Possiamo qui tentare l'ennesimo assist della nostra avventura che arriva 4-0. Bene così ragazzi, dai, 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 ormai abbiamo concluso. Opportunità ancora per spingersi in avanti tramite il dribbling, benissimo. Opportunità per attaccare, li posso muovere pure più di uno, no, solo uno, quindi direi di provare a fare così. Andiamo un po', tocco sotto, niente, qua sbagliato, peccato. E dovrebbe arrivare il fischio finale, però prima c'è un'opportunità per segnare per Riggio, no, palo esterno, che peccato ragazzi. Comunque, doppietta di gol e di assist, 10 in pagella. Penultima giornata, possiamo chiudere a 90 punti, che in un campionato a 18 squadre è sicuramente un grandissimo risultato. Però ragazzi, vedremo tutto nella prossima puntata, perché secondo me per oggi è meglio fermarsi qua. Perché allora inizieremo con il ritorno contro il Barcellona, però praticamente abbiamo già vinto, quindi ragazzi, nella prossima puntata vedremo sia la finale di Champions,
ma soprattutto la finale di Coppa di Germania. Il campionato l'abbiamo già vinto, quindi ragazzi, molto probabilmente domani scopriremo, anzi sicuramente al 100% domani scopriremo se continueremo la nostra avventura in Germania con il Bayern Monaco, dove per il momento in 49 partite abbiamo fatto 92 gol e 76 assist, quindi sicuramente una stagione incredibile, con paradossalmente qualche partita in meno che si gioca negli altri campionati, quindi sicuramente un qualcosa di incredibile. Quindi ragazzi, io per oggi non posso far altro che salutarvi qui, come al solito vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, a seguirmi sulla pagina Instagram, a sostenere il canale tramite una donazione. Noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti!